17 luglio, giorno 125. Allora, oggi mi sono svegliato con molte buone intenzioni. Volevo studiare al mattino, fin dall'inizio, perché in questi giorni ho studiato solamente al pomeriggio e arrivo stanco e in ritardo. Oggi mi avrebbero dovuto contattare dall'estate, ragazzi, non l'hanno fatto. È stato un colpo più duro di quanto pensassi. Pensavo che il lavoro fosse mio di avercelo già in tasca, invece no. Al mattino ho perso tempo, ho fatto telefonate, ho guardato altri lavori. Tra di questi c'è uno molto interessante, accompagnatore per dei ragazzini dagli 8 ai 12 in Irlanda per un soggiorno studio, sarebbe fantastico. Scritto, anche telefonato per sapere se potessi passare per un colloquio. Mi hanno detto di inviare un'email, ho anche inviato un'email. E poi mi hanno contattato da Torino perché prima di partire avevo risposto a qualche offerta lì, cercherebbero degli animatori per i parchi avventura che montano i centri commerciali, quelli ponti sospesi con le impregature. Spererei davvero che mi prendessero per l'Irlanda, però anche se mi dovessero prendere per quello, va bene. Così al mattino mi sono sentito giù, al pomeriggio ho provato a studiare, sempre giocato, ma errore mio. La sera, allora, ho fatto esercizi, ho fatto da mangiare una cosa complicata, cioè che non facevo da tanto tempo, facendo bollire più ingredienti, mettendoli assieme, frullando uno, facendo saltare l'altro, ok? Non sarei voluto uscire, ma lei Chiara mi ha convinto a uscire, cioè andare da lei, e è oltre mezzanotte, abbiamo chiacchierato di suoi problemi con Luca, una chiacchierata ok, ho dato fuoco a una candela mettendoci un fazzolettino sopra, bruciano da pazzi. È stata la mia giornata. Oggi non ho scritto le 5 informazioni per Maria perché ero da Mary, le ho detto scusa, te lo scrivo domani mattina, mi sono dimenticato che questo era il suo ultimo giorno in Slovacchia e che oggi alle 3 parte nel Regno Unito. Forse me lo sarei dovuto ricordare. Speriamo in un bel futuro. Vediamo se riesco a